Ho salvato un numero grandissimo di bambini che non mi lasciano né dire l'ufficio divino, né prendere cibo, né riposare, fino a che non ho loro insegnato qualche preghiera. Allora ho cominciato a capire che a loro appartiene il regno dei cieli. Queste le parole che Francesco indirizzava dall'Oriente, in una lettera rivolta al suo padre spirituale e amico Ignazio di Loyola. Francesco Saverio è considerato uno dei più grandi missionari della storia. Forse il missionario per antonomasia, ma per poterlo affermare dobbiamo fare un passo indietro di molti anni, esattamente in un castello della Navarra, la cui capitale era Pamplona, luogo nel quale fu ferito e da cui ebbe inizio la conversione del soldato Ignazio, che in seguito segnò indelebilmente la vita del santo che oggi celebriamo. Era martedì 7 aprile del 1506, in piena Settimana Santa, quando Maria di Azpilicueta diede alla luce Francesco, quinto ed ultimo figlio di una delle più potenti e illustri famiglie di Navarra, i signori di Saverio. Come contribuì questa ricca famiglia nel suo percorso di conversione? La madre, ogni sera, prima di mandarli a letto, chiamava a sé i cinque figli e davanti al grande crocifisso, situato nella cappella di casa, pregava con loro. Questa e altre pie abitudini contribuirono alla crescita dei giovani. Dei quattro fratelli di Francesco, Michele e Giovanni seguirono la carriera militare. Anna si sposò e Maddalena divenne Clarissa. Ma i genitori del beniamino di casa, il piccolo Francesco, vollero diventasse un uomo colto. Motivo per cui nel 1525 lo mandarono a studiare a Parigi, nel collegio di Santa Barbara, in cui condivideva la camera con un altro futuro uomo di Dio, il beato Pietro Favre, che già a 12 anni aveva fatto voto di castità. Qual era il suo rapporto con Pietro? Lo stimava e ne subiva l'influsso, nonostante il suo stile di vita fosse di tutt'altro tipo, dedito cioè alla più sfrenata mondanità. Ma l'arrivo che più sconvolse la vita non solo di Francesco, ma di molti altri studenti del Santa Barbara, fu quello di un allievo molto più anziano di loro, lo spagnolo Iñigo di Loyola, che nel 1529 divenne compagno di Francesco e Pietro. Iñigo, poi divenuto Ignazio, aveva tra l'altro combattuto 8 anni prima, ferendosi gravemente ad una gamba, proprio contro Michele e Giovanni, i fratelli di Francesco. Mentre Pietro si era inteso subito con il 37enne spagnolo, Francesco lo riteneva altamente antipatico, soprattutto perché questi gli predicava il disprezzo del mondo che invece lui tanto amava. «Che giova, maestro Francesco? Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se perde l'anima sua?» gli ripeteva spesso. Quando decise di cambiare vita? Nell'estate del 1533, quando, 4 anni dopo l'arrivo dello scomodo spagnolo zoppicante, ne divenne come Pietro, un umile discepolo, tanto che dopo la festa dell'Assunta si ritirò per 40 giorni nella solitudine più totale, facendo i famosi esercizi spirituali sotto la guida di Ignazio, inventore della celebre pratica. Quando tornò a Santa Barbara era praticamente trasfigurato. Un anno dopo, il giorno dell'Assunta del 1534, Francesco, Ignazio e altri 5 compagni si consacrarono a Dio, facendo voto di povertà e decidendo di recarsi in Terra Santa, mettendosi a completa disposizione del Papa Paolo III. Era nata la Compagnia di Gesù. Cosa fecero i primi 7 gesuiti in Terra Santa? Per diversi motivi non riuscirono ad andarci, ma su invito del re di Portogallo, Francesco venne scelto come missionario e legato pontificio per le colonie portoghesi nelle Indie orientali. Era il 14 marzo 1540. In soli 10 anni evangelizzò in India e Giappone, battezzando oltre 30.000 persone.
«Se non trovo una barca, ci andrò a nuoto», ripeteva spesso, sottolineando come nulla lo avrebbe ostacolato nella sua opera di annuncio del Vangelo. Morì gli stenti, colto da un terribile attacco febbrile, la notte del 3 dicembre 1552, sulla riva del mare nell'isola cinese di San Chao. Ma i suoi compagni gesuiti li portò sempre ovunque nel cuore, al punto che, durante i suoi viaggi, non si staccava mai dalle loro firme autografe. Mentre il suo corpo riposa ancora in Oriente, nel 1614 venne portato a Roma il suo braccio destro, che come preziosa reliquia viene venerato ancora oggi nella Chiesa Romana del Gesù. Donaci, Francesco, di portare il Vangelo a chiunque incontriamo nelle nostre semplici attività quotidiane, sicuri che il nostro Oriente sta proprio qui.